Facciamo un raviolo di grano saraceno con ripieno di taroz, che serviremo con una taroz passata. Che cos'è? È un impasto tipico valtellinese dei poveri, composto da patate, fagiolini e formaggio, che noi andremo a mettere dentro il raviolo. La forcitura è quella, insomma. Rosoliamo dei cubetti di patate che sono già stati cucinati prima. Aggiungi i fagiolini? Dopo le patate, questi sono già stati bolliti. Sì. Quando si è rosolato tutto andremo a mettere il formaggio. Questo è un casera giovane che poi si scioglierà. Ma com'è che è tagliato così? Questo l'abbiamo macinato. Ah. Si può comunque non tagliare o grattugiare con una grattugia grossa. Sì. Facciamo fondere tutto in modo che diventi bello omogeneo. Anche se fa un po' di crosticina va benissimo, perché sì, ci dà quell'attimo di sapore. E questa è la farcitura poi di un raviolo? Sì, adesso lo mettiamo un attimino a scolare dal grasso. Con questa pasta qua? Esatto. Facciamo delle palline, facciamo un po' grossolani, facciamo dei tortelloni un po' grossi. Chiudiamo. Ah, pasta ce n'è proprio lo stretto necessario per chiuderli. Sì, io faccio che sia... Fa cappellettone. Sì, cappellettone. Bene, adesso andiamo a cuocere i nostri tortelloni. 3 minuti dovrebbe essere sufficiente. Questa è una salsa di scalogno e pomodorini datterini. Sì, cotta qualche minuto e poi frullata con un po' di olio d'oliva, sì, e un po' di timo. Ecco, questi sono i nostri tortelloni, scolati. Adesso facciamo un piattamento. Questa è una fonduta? Questa è una fonduta di parmigiano e salvia, sì. Beh. Te pareva che non ci fosse parmigiano? Proverò a non metterlo la prossima volta. Ecco, io direi così, 2 foglioline di salvia fritta che fanno un po' di colore, una viola. E io direi, te. E li assaggio anch'io allora. Prego. Grazie. Bisogna pucciare anche nella salsa. Giusto la traduzione. Ah, ringrazio.